che accelera e si mette sul rettilineo di fronte alle tribune, sbaglia molto lontano dallo stacco Sputnik, già in difficoltà nella fase di sgambatura. Macchina che se ne va, lottano Schumann e Soraya Gar che si era avvantaggiata, avanti a Santa Lucia e Serenio. Schumann rientra a Soraya Gar, i due lottano per i primi 200 metri che passano in 14-8, Schumann battistrada davanti a Soraya che rimane all'esterno, poi Santa Lucia, Serenio, mentre Sputnik in pratica non prende mai il trotto, rimane lontanissimo. Schumann in vantaggio, Soraya che si è adeguata nella sua scia dopo 400 metri, avanti a Santa Lucia e Serenio. Il quartetto viene davanti alle tribune per il passaggio, con Schumann che ha ridotto drasticamente l'andatura, cosa che costringe Serenio a venirgli ai fianchi. 47,4 i primi 600 metri, curva del caffè, 900 metri alla conclusione. Serenio non ci sta a questo ritmo, progredisce ulteriormente, prova ad avvicinare la battistrada a Chaumont. Chaumont copta in 1,37 il primo mezzo miglio, va a affrontare la retta di fronte all'arrivo in vantaggio, con Serena in seconda posizione, poi Soraya Gar e Santa Lucia, lontanissima Sputnik, assolutamente non da corsa. Cavalli dopo un chilometro, passato in 18,8, la Gothemanswood di Angelo Nuti in vantaggio, Serena a tre quarti abbondanti di lunghezza suo esterno, Soraya nella scia del battistrada e poi Santa Lucia in quarta posizione, terza lungo i paletti. 1200 in 1,34,3, nulla muta. Serenio rimane lì fra Schumann e Soraya. Santa Lucia ne prende la scia. È momento di fare sul serio per tutti e quattro i protagonisti di questa prima corsa. Schumann entra in vantaggio in dirittura. Santa Lucia sposta in terza corsia. Schumann tende dal lungo conclusivo. Schumann, Soraya e Serenio che non è un fattore. Battute conclusive. Schumann ancora in vantaggio. Nel finale Schumann si prende quello che gli aveva negato la sorte l'altro giorno. Viene a vincere facile davanti a Soraya Gara. Al terzo posto finisce il 2 di Santa Lucia. Al quarto posto a completare i 4, il 4 di Selenio, mentre Sputnik si è ritirato. Rivediamo lo slow, Chaumont questa volta allunga, non si ferma. 17,4, ottimo tempo per Chaumont. Arriva adesso Sputnik, ne ha fallato, non so se in tempo utile, comunque 1,5,2,4 sul traguardo. Bella vittoria di Chaumont, dopo il secondo posto del debutto, i colori della nuova Alto a Monferrato, il training che guida per Angelo Nuti, belle impressioni per questa Gothemanswood che si prende sonoramente la rivincita su Selenio che l'aveva preceduta al debutto.